Cosa ti aspettavi dalla bici? E Di morire. invece? Sono vivo per miracolo. Sono Marcello Presenti, per tutti cello in questo video vedrete un trono di gomme, una bici da downhill vecchia di 20 anni, su un tracciato odierno con degli ospiti seduti sul trono di gomme e in bici che verranno poi cronometrati per finire sulla classifica. E tutto questo si chiama Game of Tubes. Ben ritornati dopo una lunghissima pausa a Game of Tubes, ospite di oggi Matteo Berta, Ciao a tutti. mio ex compagno di squadra, poi ci siamo divisi nel mentre lui è diventato campione italiano di e-bike nel 2022 e poi ha intrapreso un'altra strada del tecnico di tecnica per i cross countristi. Cosa cerchi di insegnare ai cross countristi? Poveretti. Poveretti perché sono capitati sotto di me. Poveretti perché non sanno andare in bici. Pochi Ahia. No, dai, se la cavano, se la cavano. No, il compito è il lavoro un po' quello del technical coach o performance coach, come si vuole chiamare, e vale sia per quanto riguarda i training camp, quando si è in giro, quando si è a casa, ci si riunisce come team, e sia soprattutto nei weekend di gara, quindi tutto quello che è scelta delle linee, scelta materiali, analisi del percorso, tutti quegli aspetti lì. Quindi hai mollato un po' le gare, a tuo malincuore o no? Sì, a mio malincuore, nel senso che ho ancora fatto delle gare quest'anno, ho fatto il circuito enduro, è anche andato bene, però gestire tutti gli impegni è difficile come calendario. E soprattutto quest'anno ho avuto un problema di tesseramento, nel senso che non potevo fare l'elite nelle gare, quindi quello sì, a mio malincuore. Adesso vediamo se l'anno prossimo riuscirò a trovare un po' di tempo anche per continuare, perché comunque Perché è mi stato piace. tecnico anche per la nazionale e per le regole italiane, chi è tecnico della nazionale in qualsiasi ruolo ricopra non può essere tesserato elite e quindi non si sa il perché, però ho dovuto fare Un l'amatore. Nonostante amatorazzo. tanti non capivano perché lo facevano, dicevano va a rubare le caramelle ai bambini e invece c'era una motivazione. Siamo stati compagni di squadra a partire dal 2017, Esatto. o fine 16 già, ed Avevo fatto una gara in cui ti avevo rubato un casco. era il fine 16. Fine 16. Ti avevo rubato il casco alla Twill, che mi aveva prestato Bruno, e tu ti eri trovato senza casco. Venivi dall'XC, mi ricordo che già guidavi bene, hanno provato a insegnarti qualcosa poi, ma sono riuscito a trasmetterti solo come ci si frattura. Alla No, no. Beh, anche fine abbiamo quello. corso gran poche gare uno contro l'altro. Eri sempre in ospedale. E quando non Cioè, c'eri tu, c'ero io io. mi ricordo la Twill, che eravamo sempre a 30 secondi da Blenky. No, 2 secondi al minuto da Branky. Quindi sì, Era il ero nostro sempre 30 metronomo. secondi. Arriviamo giù. Ok, abbiamo preso questo. Dai, siamo andati bene. Siamo andati bene. Quella in cui erano 40, un po' peggio. Però lì c'era stata la cassa. Mi si era La accesa la cassa cassa traditrice. nel. Dai, Friedman, adesso. No, no, tranquillo. Vabbè, ma scusa, fai intrattenimento, Vai, eh. Friedman, te cosa vuoi dire? Io vorrei mangiare il microfono se si può. Basta, Questo è già Friedman. mangiato. Dai, Pete. Se vuoi, questo è già. Vieni sul letto, Poi finale Ligure 2017 prima. Che 17 avevano era la guerra dei poveri, ti ricordi? fatto tutto per tutto su DH Uomini quando erano ancora su 2 giorni le C'è questa maledizione per me a finire gare. Ligure. Poi vabbè, sfatata negli anni dopo, ma quando io e Cello eravamo in squadra insieme, sono sempre partite delle sfide
erano sempre attaccati. Nel 2017 era un po' una guerra dei poveri, erano cinquantesimi. L'anno dopo invece... Sì, siamo passati al 2017 a fare... Cosa avevamo fatto? 54, 40... 55? No, 46, 40. 47. Davamo forte. E l'anno dopo sempre uno attaccato all'altro, però 22-23. Con gran serata al venerdì, aggiungerei. Poi, gran serata bonus al venerdì. Vediamo, hai dritte da darmi? Farà impressione il primo muro. Quello dei sassi? Sì. Ma entro a sinistra e traverso? Fai quello che ti viene. Cioè posso anche fare. C'è chi allarga, c'è chi entra nel canale. Addirittura! Addirittura due pedalate per partire! Subito così in confidenza a doppiare la radice. Madonna! Ma scivolata anche a me davanti. È la prima andata. Secondo giro. Via per la seconda foggia. Sto dando di quelle cerchionate, io devo gonfiare un po' dopo. Come mi vai via? Ho perso i pedali! Qua vi puoi correggere la traiettoria, dopo te la faccio vedere. Ok, e dopo quando? La prossima volta. Ancora più in sai, mi dimentico sempre di sta S. Mi dimentico sempre di quella S da tagliare. Le mie povere mani. E beh, la bici da DH impegna, eh. È la tua prima volta. Ma sarà che sono un po'... starò strizzando il manubrio, cello. Al posto che tenerlo. Giunta l'ora adesso, eh? Sarà. La resa dei conti. E io sono già reso. 3, 2, 1. Che partenza, che partenza, io. Oh! L'ho visto troppo caldo, non volevo dire niente. E la fotocopertina direi che c'è. Vai, rimani concentrato. Bravo così. Vai che c'è il tempo, rimani concentrato. Di linea bassa. Buon tempo, è un buon tempo. Non ti credere. Cosa ti aspettavi dalla bici? Di morire. E invece? Sono vivo per miracolo.
Sono quasi morto, ma lì era colpa mia. No, è tanta roba la bici. Nonostante condizioni wet, il primo concorrente ad avere condizioni wet. Sì, stamattina... Che dovremmo capire bene quanti secondi si portano, però un bel po', perché legnaia ancora. Fai. Beh, ma lascia wet, boh. E poi chi scenderà sul wet troverà wet anche lui. Bisogna almeno 5-6 secondi. C'era del timore all'inizio, nel senso che dopo il giro in bici, ho fatto un giro in bici con mia sorella questa mattina, pedalato. E... Ho paura, che salto! Ho fatto cacciatore cabianca e ho pensato che sarei morto su legnaia con le ruote da 26 in plastica. Poi hai visto Romano, fa voi, non ti ho detto il grip è buono. No, ma hai detto tu, vedrai che ti stupisce. L'ho presa, ho visto che aveva pure delle regolazioni quella bici. Che poi vai a capire se regolano o no. No, infatti non ho toccato, nel dubbio. Squadra che vince non si cambia. Quindi, dopo svariati jolly, dove pensi di essere classificato? Sopra o sotto i 2 minuti, zona 2 minuti, zona 40? Allora, c'è abbiamo un po' di blocchi. C'è quel jolly in cui a momenti morivo che mi fa un po' pensare male. Allora, meno di 2 minuti, dai. Meno di 2 minuti mi metterei tra Johnny e Gloria. Spero. Vediamo subito, perché non mi ricordo di preciso cos'era. Probabilmente se sono dietro Gloria non me la farà passare facilmente. Allora, tempo di Berta, Matteo Berta, perché ho dovuto specificare perché... Non si sa mai, eh. Aspetto sua sorella io, e questo è un invito obbligatorio. Ci sto provando, Cello. Andate a scriverle su Instagram via Game of Tubes. Ci sto provando e sto provando a portarti anche un altro ospite speciale, non si fanno nomi, ma... Stiamo lavorando per il nostro in futuro. In grande. Tempo di 1. E già va bene, dai. Un primo 50 8 58 secondi, quindi ci hai preso. Aia. Forse se 9 già non perché è 58.4 decimi e quindi andiamo a classificarci qua. Un altro nome che si aggiunge alla tabella, ex la mira del portone del magazzino. È stato un piacere seguirti, mi hai fatto divertire, in bocca al lupo. Anch'io. Per le tue istruzioni tecniche agli atleti. Sono contento di essere ancora vivo. Ha regalato emozioni anche a voi. Iscrivetevi per piacere, per avere ospiti sempre più importanti. Che siamo stronzi noi. Ciao. C'è sempre chi è più importante, a meno che non arrivo al buon figo. Signore Bruni, con quella bici.